Per il comune di Massarosa si apre la procedura di predissesto. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale del neo sindaco Alberto Colucini dopo la commissione capigruppo in cui il dirigente alle finanze ha presentato la bozza di delibera che sancisce la non permanenza degli equilibri di bilancio, condizione che prevede, tu e la mano, l'apertura del predissesto. La delibera, che ha avuto l'ok dei revisori dei conti e che adesso passerà al Consiglio Comunale, evidenzia come per il solo 2019 il saldo negativo degli equilibri si attesti su meno 1.230.000 euro, a cui si aggiungono 200.000 euro per un fondo rischi per un contenzioso che a breve sarà ingiudicato. In tutto, dunque, meno 1.400.000. All'impossibilità del ripristino degli equilibri si aggiunge, secondo la nota dell'amministrazione, un disavanzo di amministrazione di 3.500.000, gran parte risalente al 2014. La delibera di predissesto, fanno sapere dal comune, è frutto del lavoro degli uffici e non della società di revisione voluta dal neosindaco per certificare la situazione finanziaria ereditata. Società, spiega in una nota l'amministrazione, che sta procedendo speditamente il suo processo di verifica approfondita dei conti, lavoro che sarà necessario ora per preparare il piano di riequilibrio. Amaro il commento del sindaco Colucini, è un giorno triste per Massarosa. In questi anni hanno sempre detto che sbagliavo e che i conti erano a posto, quanto vorrei oggi che fosse stato vero. Un terremoto, insomma, per il comune versiliese, a meno di 2 mesi dalle elezioni, destinato ad aprire un forte scontro politico.